Sono il dottor Frascà, sono il direttore del reparto di nefrologia, dialisi e trapianto degli ospedali riuniti di Ancona e assieme a Luisa Stenfett abbiamo organizzato questa giornata anche per presentare la nascita e comunicare, annunciare la nascita della sezione di Ancona dell'Associazione Italiana del Rene Policistico. Sono eventi straordinariamente importanti perché attraverso queste associazioni è possibile diffondere non soltanto una serie di informazioni e di conoscenze della malattia che aiutano anche a gestirla meglio, ma anche semplicemente delle notizie che dicano come si fa a diagnosticare alcuni aspetti particolari e come si può fare a trattare queste malattie nella maniera migliore possibile. Salve a tutti, mi chiamo Maria Giovanna, sono policistica dalla nascita e faccio parte dell'AIRP qui della sezione di Ancona, sono la rappresentante della zona di Ancona e sono entrata in dialisi da circa 3 mesi. Ho conosciuto AIRP casualmente durante un ricovero qui in ospedale, mi è capitato tra le mani un volantino, li ho contattati e devo dire che mi sono trovata benissimo fin dall'inizio, mi hanno dato tutto senza nessun tipo di pressione, mi hanno dato tutte le informazioni, mi hanno messo a mio agio, insieme ovviamente prima avevo parlato con i medici del reparto, però tante volte il rapporto medico-paziente che è fondamentale, però secondo me deve essere supportato anche da una persona esterna al reparto e io ho trovato in questa associazione, in Luisa in particolare, questa persona esterna e quindi mi sono iscritta e sono diventata la responsabile, come ripeto, da Ancona e sto cercando di darmi da fare, ma mi sto cercando di darmi da fare per me e per tutte le persone policistiche, soprattutto per i giovani e per i bambini che nascono con questa patologia perché è genetica, quindi ovviamente ci si nasce. Soprattutto per aiutare le persone che si accorgono di avere questa malattia e soprattutto, ecco, come ripeto, i bambini. Spero nella ricerca e spero soprattutto che le persone siano sensibilizzate a questo tipo di malattia che purtroppo non è molto conosciuta, nonostante abbia un'alta incidenza perché colpisce una persona su 800 a livello nazionale e le Marche, tra l'altro, sono la regione con più emodializzati in Italia. Quindi io spero di poter fare il più alto numero possibile di iscritti, ma ripeto, non per me, ma per la ricerca. E poi devo dire che personalmente mi sono trovata molto bene in questo centro dialisi, ovviamente i medici, ma anche gli infermieri, cioè con alcuni c'è proprio un rapporto non paziente-infermiero, ma proprio addirittura familiare, cosa che non credevo assolutamente perché la dialisi, già l'idea di vivere attaccata a una macchina, grazie a una macchina, psicologicamente non aiuta. In più l'idea degli aghi, ero partita con tanti, mi ero un po' fasciata la testa e invece devo dire che grazie a Dio mi sono trovata molto meglio di quello che pensavo. Buongiorno, sono il dottor Freddi, lavoro alla nefrologia dell'ospedale regionale di Ancona. Faccio parte del gruppo dei relatori dell'evento che c'è stato oggi e ho parlato in merito al trattamento dialitico del paziente con rene policistico. Ho partecipato con molta, con molto interesse e molta partecipazione a questo evento perché credo profondamente che questa tipologia di divulgazione che coinvolga sia la parte medica e lo specialista, ma soprattutto i pazienti e i familiari abbia un grosso impatto sia sociale che sulla conoscenza dell'argomento. È importante coinvolgere i pazienti, è importante coinvolgere assieme ai pazienti le organizzazioni ed è importante che questo tipo di esperienza possa trovare sempre più, impiego. Perché la sanità e la politica sanitaria relativa sia a questo problema ma in generale alle problematiche diffuse che noi conosciamo può essere affrontata in maniera sicuramente migliore e più fruttuosa proprio grazie alla collaborazione tra il personale specialistico, il medico in particolare, con le associazioni e con i pazienti. Buongiorno, il mio nome è Rita Zorzi
e ho avuto un'esperienza diretta con questa malattia quando ancora non si sapeva cosa fosse il rene policistico. Mi ricordo che era intorno al 1969 che mia madre fu ricoverata per dei forti dolori. Sembrava un semplice ricovero di appendicite, non c'era la conoscenza della malattia e non esistevano nemmeno i nefrologi. Per cui è stato un percorso un po' lungo e difficile, con continui ricoveri e con la non conoscenza di questo problema. Mia madre poi, fortunatamente, stavamo a Roma e è stata assistita da alcuni medici nefrologi molto bravi, è andata in dialisi e è vissuta 11 anni con la dialisi. Però all'epoca non c'era il discorso di poter togliere il rene, per cui mamma è morta in pratica di setticemia. Io ho scoperto di avere la sua stessa malattia nel 94, e mia sorella, la seconda, già lo sapeva da tempo. Io poi mi sono trasferita nelle Marche e ho iniziato la dialisi nel 2003. Ho fatto una nefrectomia a Milano nel 2004 proprio per potermi mettere lista d'attesa per il trapianto. Sono messa a lista d'attesa per il trapianto sia a Milano che qui Ancona a Torrette. Devo innanzitutto dire che nella malattia sono stata fortunata perché ho incontrato sia nella dialisi che nel trapianto medici molto bravi, molto umani e tutto. E mia sorella, che nel frattempo stava in dialisi a Roma, nel 2006 ha avuto dei grossi problemi perché aveva dei reni policistici enormi. Uno pesava addirittura 13 kg, all'altro 5-6 kg. Ha avuto una rottura traumatica della fistola, conseguenzialmente una setticemia, e ha fatto una doppia nefrectomia a distanza di pochi giorni e pensavamo di perderla perché l'infezione era galoppante. Fortunatamente si è salvata, e diciamo un po' consigliata anche da me, oltre a essere messa in lista per il trapianto a Roma, si è messa in lista per il trapianto anche qui a Torrette. E anche lei è stata trapiantata qui 3 anni fa, ha qualche problemino diciamo nel follow up del trapianto, però quello che è importante è stato il rapporto umano con i medici e col personale tutto del Torrette. Io sono qui oggi non perché voglio continuare ad immergermi nella malattia o come un senso di autolesionismo, perché tanti potrebbero dire vabbè tu ormai l'hai superato, è proprio perché ripenso all'angoscia che provavo nel non conoscere la malattia quando stava male mia madre. E la conoscenza di quella malattia mi ha dato a me la forza poi per affrontarla, per fare la dialisi, per essere consapevole. Grazie.